Sì. Senta signora, volevo sapere, lei come ha saputo che c'era questa epidemia di legionella che aveva l'epicentro in Piazzale Maestro? L'ho letto sul giornale, mi sembrava strano, ho detto che l'abbiamo sentito per televisione, ma più avanti. Ma avete mai avuto dei comunicati ufficiali? Io no, non lo so poi. E come vi difendete dalla legionella? Avete avuto delle indicazioni per come difendere? Sì, di non usare la doccetta, di aprire l'acqua, tutte quelle cose lì. Ma come le ha sapute queste cose? Sul giornale o...? Ma sempre tramite una signora, che si vede che lei pazzicava a certi posti, non lo so. Lei mi ha detto, guardate, fa che è così così. Poi va, ma non sappiamo, fa da dove viene, da come... Qualcuno vi ha informato di quello che sta succedendo? Niente. E voi come vi difendete? Avete delle istruzioni da qualche autorità che vi dice cosa dovete fare? Il giornale, noi andiamo avanti con quello che ci dice il giornale, però... Una volta dicono una cosa, una mattina dicono l'altra, quell'altra mattina si può bere l'acqua, poi non ti puoi lavare. Cioè noi siamo in balia di nessuno. Ma lei è capace di andare sul computer, sul sito del comune a vedere le informazioni? No, io ho quasi 80 anni, dove vuole che vada, io non ce l'ho, io ho solo un telefonino e basta, non vado su internet, su quelle cose lì. E qui nel quartiere, secondo lei, è cambiata la vita o ancora come prima? C'è un disastro. Quest'estate qua non ci hanno mai disinfettato, prima ci lavavano una qualche ora, adesso va ancora bene che non prendiamo il tifo, non la legionella. Io non ho assolutamente paura, da quello che mi hanno detto, il piccolo può stare il corpo anche 20 giorni e poi si sviluppa dopo. Allora, parla con la gente qua del quartiere? Sì. Ha impressione che abbiano paura di questa cosa? Un pochettino, non hanno timore, hanno paura. Però si fa meno affari. Si fanno meno affari? Ma qualcuno vi ha spiegato come bisogna fare? Sul sito del comune non siete mai andati a vedere le informazioni? C'è stato un danno enorme per l'attività commerciale. Ah, quindi? Perché tutti ci lamentiamo, perché ci sono dei clienti che se vengono appena da fuori, da fuori quartiere, non vengono. Avete perso il cliente allora? L'altro giorno ho chiamato un ragazzo per venire a ritirare della roba, ma lì in piazzale c'è la legionella. La psicosi. Ma siete stati informati di queste cose? Cioè, avete avuto delle informazioni ufficiali? No, sapevate come comportarvi? Informazioni ufficiali, c'è stato un lungo periodo di silenzio, poi dopo a un certo punto ne hanno cominciato a parlare quando già qualcuno era morto, preso una nostra cliente. Una sua cliente è morta? Sì, la nostra signora, ma non è capito, molto. Altri l'hanno preso, tuttora sono ancora a casa in convalescenza. Non le fa un po' effetto che c'è della gente che sta male, della gente che muore e nessuno chiede scusa, nessuno dice... Beh, ma qua lei personalmente credo che siamo a livello di comune, che siamo messi molto male. Quindi sicuramente è mancata molta informazione, tuttora non c'è, perché adesso dicono che non si sa di preciso qual è il punto in cui ha generato il contagio. Lei lo guarda per esempio no, internet? Io sento, non so neanche cosa. Ma vi sono arrivate delle comunicazioni a casa? No, assolutamente. Assolutamente. Adesso ho abbonato la Gazzetta, leggo quello che c'è scritto sulla Gazzetta. Il signore diceva che c'è molta meno gente che viene a fare spesa qua, per esempio. Ma lei vede che la vita del quartiere è un po' calata? Sì. Anche noi, ad esempio, io sono ciclista e ci troviamo alle poste. Adesso non ci troviamo più lì, perché... Avete paura? Cioè, c'è qualcuno che ha paura? Dicono che sono le torri e ci spostiamo. Adesso le ha spente. Da quando è scoppiato questo caso di legionella, pensa che ci sia meno gente che viene a comprare il giornale qua? No, non c'è stato... No, per i quotidiani vengono tutti i giorni, sempre sì, non c'è stato persone. Non c'è stato un calo? No, io personalmente no. E secondo lei c'è stata informazione a sufficienza comunque su questa... No, secondo me informazione a sufficienza non ce n'è stata. Perché... C'è stata una riunione in questa scuola col sindaco, però effettivamente quando c'è stata la riunione, da quello che ho sentito dalla gente, non sono stati molto chiari. Se lei dovesse venire in Piazzale Maestri a prendere un metro di prosciutto che viene da fuori, dirà, proprio a Piazzale Maestri, un po' di timore c'è, secondo me, a girare in questi quartieri. Voi abitate qua nel quartiere? Sì, noi abitiamo qui. Ho avuto 2 giorni di febbre 39. E poi con un antibiotico e un po' di tachipirina mi è passato tutto, ma i 3 giorni.